Questa sera preparo il maialino con cotenna, così la facciamo diventare croccante. E sto facendo un battuto di salvia, rosmarino, bacche di ginepro e questo è aglio liofilizzato. Poi ci metterò il sale e comincerò la salatura che terrò per circa un'oretta e poi la cottura non in teglia ma sulla griglia del forno. Sotto, come vedete, c'è la teglia dove ho messo dell'acqua per idratare ovviamente e rendere morbido il maialino e un pochino di vino rosso per dargli, diciamo, quel tocco in più. Vado a mettere anche giusto un goccino d'olio d'oliva che non guasta mai e vado a chiudere il forno e lo tengo così fino a che si cuoce. Ovviamente dovremo poi andare a creare la croccantezza proprio della cotenna, quindi diciamo almeno un'oretta in forno, avendo cura di girarlo. Vi faccio sentire, sentite come crocca? Eh sì, ragazzi.